Qualche anno fa è stata quella che i critici letterari hanno chiamato la stagione delle antologie, ne sono uscite molte, una per tutte La qualità dell'aria di Minimum Fax, ma anche Patrie impure, insomma varie raccolte di scritti di autori contemporanei, e fino addirittura ad alcune che partivano proprio dal blog, quello che è il luogo più fecondo, forse più creativo di questa stagione. E adesso ne sta uscendo un'altra che si annuncia veramente importante, anche perché ha un altro tipo di sguardo sulla nostra storia, non soltanto sulla nostra letteratura. Il titolo è La storia siamo noi e abbiamo uno degli artefici, di coloro che hanno contribuito a questa antologia, Mario Desiati. Salve. Buonasera. Ma non avete paura, anzi Mattia Caratello che l'ha curata, che De Gregori vi chieda royalties, no? No, non credo. No, perché Venditti si è arrabbiato perché hanno usato... un prolungamento di pubblicità. Sì. Che parte hai avuto tu in La storia siamo noi? Ma io mi sono occupato di una storia d'amore ambientata nel periodo del fascismo. Sono 14, no, le storie? Sì, ci sono 15 testi di 15 autori di varie generazioni, dal 1848 fino a un futuribile 2010. E questi 15 scrittori, ognuno si è preso un periodo storico particolare. La mia scelta è caduta sul ventennio, in particolar modo su... 1927-1930, questo triennio si svolge una storia d'amore che parte da un fatto realmente accaduto in un sanatorio del Mezzogiorno, di una ragazza che contrae il male sottile, ovvero sia la tisi, e viene chiusa in un sanatorio, e accanto a questo sanatorio c'è quello che oggi si chiamano centri anziani, un lebbrosario dove c'è il ragazzo più bello del paese che però in seguito, diciamo, a una sua esperienza in Africa ha contratto la lebbra. Quindi è una storia molto particolare perché la tisica e il lebbroso hanno anche due degenze particolari, nel senso che la tisi è un male che molte volte affilava i tratti dei pazienti, rendendo molte volte in alcuni casi le donne una cioè, bellezza oscura, una bellezza molto decadente, sì, anche se particolare, vogliamo, in quella stagione. E mentre invece la lebbra era un male degenerativo che ovviamente faceva perdere la bellezza. Ed è la storia appunto fra una ragazza che più è malata, più acquista un torbido fascino, e un L'ex ragazzo bello. Bellissimo mm-hmm. che invece col passare del tempo lo perde sempre di più, sullo sfondo il fascismo. Certo. Questo è il tuo contributo, però per... allora... isolare meglio tutta l'antologia nella sua totalità, andiamo ad ascoltare il curatore Mattia Caratello insieme ad altri autori che hanno contribuito, e ne ha parlato con loro per Luigi Vito. 14 autori, 14 penne, stili e approcci diversi per narrare 160 anni di storia italiana. Questa è la scommessa giocata dalla Neri Pozza con La storia siamo noi. Intorno a questa tremenda forse voglia di raccontare grandi personaggi ed eventi e piccole storie e gente comune della storia d'Italia, appunto moderna, dalla sua costruzione ad oggi, è stata chiamata a raccolta un gruppo di scrittori di molte generazioni, da un a malapena trentenne fino a scrittori assolutamente maturi come Camilleri e Vassalli. Tornare a raccontare la storia, insomma, è più che, no, effettivamente, che tornare ai tempi di Omero, è importante che questo paese, con tutto quello che gli è successo, torni dal punto di vista anche artistico, non soltanto giornalistico, a guardarsi allo specchio, per ritrovare un senso dove è un senso un po' difficile riuscire spesso a ritrovarlo. Credo che, insomma, la letteratura sia una grande restitutrice di senso per quanto riguarda le nostre vite, ma anche il nostro tempo. La necessità di raccontare la storia con la maiuscola in qualche modo ha compattato il volume, ossia fare un'antologia intorno ad una tendenza o semplicemente ad una generazione o a dei fili, diciamo, più lievi, spesso non crea identità. In questo caso quello che mi è successo ricevendo i testi man mano nei quasi due anni che ci sono voluti a portare a compimento questo lavoro, mi sono accorto che la necessità di raccontare appunto la storia ha spinto la mano degli autori in un modo molto determinato. Per esempio, questi sono tutti racconti lunghi, sono racconti di 30-40 cartelle, non raccontini, sono racconti tutti documentati, ossia tutti gli autori hanno in qualche modo dovuto studiare. La storia siamo noi, padri e figli.
Mi sembra che la sequenza dei racconti, quindi spostarsi lungo la strada della storia d'Italia, sia estremamente divertente la lettura. In qualche modo si dimentica persino chi sta scrivendo, passando dalle cinque giornate di Milano alla prima guerra mondiale, al fascismo, al dopoguerra e poi agli anni più recenti, il delitto Moro, la morte di Agnelli, Montanelli. Succede che in qualche modo l'antologia acquista il corpo di romanzo.